Nonostante la crisi economica generata dal Covid, grazie a una serie di misure sta proseguendo il trend di riduzione delle sofferenze. Penso ai prestiti garantiti, alla flessibilità temporanea consentita dall'UE, ma anche e soprattutto agli oltre 300 miliardi di prestiti attualmente sotto moratoria. Cosa succederà quando queste misure verranno meno? Il tema è appunto quello delle moratorie, quindi qui c'è una fase di limbo in cui non stanno emergendo quelle che sono le effettive difficoltà delle aziende, perché il primo sintomo di insolvenza di un'azienda è il mancato rispetto della scadenza dei pagamenti. Cosa succederà quando queste misure decadranno? Temiamo che ci sarà una percentuale non irrilevante di aziende in moratoria fra il 5 e il 10% che andrà in default, quindi questa nostra giornata è chiamata New Wave proprio perché ci aspettiamo, ahimè, una ulteriore ondata importante di nuove sofferenze. In audizione in Commissione Finanze al Senato questa mattina il direttore generale dell'ABI Sabatini, prevedendo appunto un incremento dei crediti deteriorati, si è detto favorevole alla proposta di una bad bank nazionale per lo smaltimento degli NPL. Ritengo, come abbiamo detto anche questa mattina, che la bad bank nazionale, di cui poi non si capisce ancora esattamente quali siano i contorni, ma insomma da quello che si intuisce sia uno strumento estremamente utile per le crisi bancarie, assai meno utile per quanto riguarda le normali transazioni sui portafogli NPL, dove non se ne sente francamente la necessità, perché è un mercato che funziona molto bene, è competitivo, dove i prezzi stanno scendendo. Se proprio dovrà partecipare anche a questi deal, ci auguriamo e auspichiamo che lo faccia a prezzi di mercato, perché prezzi sotto il mercato vorrebbero dire da un lato distruggere l'industria degli NPL che si è creata in questi anni e dall'altro far ricadere sulle spalle del taxpayer, del nostro contribuente, oneri che dovrebbero ricadere sulle banche.